Sampdoria per me è sempre rappresentata una tappa importante della mia carriera da giocatore, ma anche da allenatore, perché comunque sono stato 4 anni qua bellissimi, una grande squadra, grandi allenatori, in un momento di difficoltà, perché sono venuto a Roma e mi sono rilanciato in questo ambiente, perché era un ambiente, penso anche fino ad oggi, anche un ambiente perfetto per fare calcio in maniera migliore. Poi dopo sono arrivato come allenatore anche per, come ho detto tante volte, per pagare un debito con la Sampdoria, perché ero in debito con loro in un momento difficile, dove per un anno e mezzo abbiamo fatto bene, ci siamo salvati il primo anno, che praticamente eravamo con un piede in Serie B, ma ci siamo salvati con tante giornate di anticipo, e l'anno dopo abbiamo fatto molto bene, perciò poi dopo sono andato via, ma per me sempre rappresenta, diciamo, in un certo senso la mia casa. Io dovevo venire a Sampdoria quando avevo 19 anni, però da noi in ex Jugoslavia c'era una regola che nessuno poteva lasciare il paese prima dei 28 anni. Bosco era allenatore della Sampdoria e mi voleva portare. Era il mio secondo anno in Serie A a Vojvodina, non sa, dove praticamente la città dove è nato Bosco e dove anche lui fatto da calciatore e anche da dirigente. E poi c'erano queste due partite, noi l'anno precedente abbiamo vinto Coppa Campioni e poi dopo sono stati venduti un po' di giocatori e abbiamo avuto questo doppio incontro con la Sampdoria, dove prima partita penso abbiamo giocato a Sofia perché c'era embargo. No, vincevamo 1-0, poi abbiamo perso 3-1. Ho fatto gol io su punizione. Sampdoria in quel periodo, comunque, con Mancini, con Viali, con Vierholt, con Manini, con tutti quelli, erano comunque forti, perciò era molto seguito in Serbia, soprattutto anche per Bosco. Ecco. Bosco per me era come mio padre sportivo, mio padre calcistico, persona, diciamo, che io praticamente nel 92 sono venuto in Italia. Diciamo che dovevo andare alla Juve, poi quando Bosco è andato a Roma mi ha chiesto e l'ho seguito a Roma. È stato mio allenatore a Roma, è stato mio allenatore anche a Sampdoria dopo Menotti, è stato mio allenatore anche in Nazionale, perciò abbiamo passato un sacco di tempo insieme. Sicuramente la persona, diciamo, più importante, perché io, arrivando da Belgrado, da Serbia, a Roma, una grande città, non conoscendo nessuno, non avendo parlato neanche la lingua, niente, avendo Bosco come allenatore, comunque mi ha aiutato molto. Perciò sono cose che io non dimentico e diciamo, sarò sempre grato per quello che ha fatto per me, per lui e anche la sua famiglia. Mi ricordo una volta, stavamo andando a Milano, in Pullman, e sai quando si va da Genova a Milano, poi ci sono quelle risaie, no? C'era tutto pieno d'acqua, lui dormiva, no? Poi si è svegliato, ma era sole, cioè. E guardate, ho detto, oh là là, com'è piovuto qua! Invece erano le risaie tutte. Poi ci sono tante altre, è stato forte. E quell'estate, mi ricordo che ero in Sardegna, adesso sono venuti in spiaggia dove c'ero io, sono venuti Mancio, Pietro e Big. Sono venuti a salutarmi e quell'anno io veni alla Samp nel 94 a trovare Jugovic, con quale abbiamo giocato insieme a Stella Rossa e quale è stato anche mio, diciamo, come si dice, il mio compagno di stanza anche quando stavamo in Nazionale e tutto. Sempre avuto i buoni rapporti con i tifosi della Samp, a parte gli ultimi 3-4 mesi da quando facevo allenatore qua, perché non lo so, perché qualche giornalista ha scritto che io avevo già messo d'accordo con la Napoli, no? Che non era nulla vero, però tanto vero che mi sono anche arrabbiato qua, e allora a quel periodo poi magari ho visto che c'era pure qualche contestazione e tutto, e mi dispiaceva, perché comunque
Io non ho preso nessun accordo con nessuno, è tanto vero che poi dopo io non sono andato a Napoli ma sono andato al Milan. Diciamo, io avevo l'opportunità di fare altri 2 anni di contratto con Nazionale Serie, però è arrivata questa offerta da parte di famiglia Garrone e tutto, perché io anche in precedenza, qualche anno fa, dovevo venire al Sampdoria, poi diciamo hanno fatto le altre scelte. In quel momento mi ricordo che se chiedevi su 10 persone, 9 ti avrebbero detto che Sampdoria stava in Serie B, perché era con un piede in Serie B per quello che si vedeva. Poi era una cosa quasi impossibile, ma bella da fare. Allora ho accettato e ero convinto di poterlo fare, tanto vero che poi dopo, comunque, grazie allo staff, ma soprattutto grazie ai giocatori e tutto, comunque siamo riusciti e abbiamo fatto delle ottime cose in quell'anno e mezzo. Con famiglia Garrone sono stato 6 mesi praticamente, no? E sono stati loro che mi hanno preso e tutto. Perciò nessuno pensava a una cosa del genere, che Garrone potesse vendere alla società. Mi ricordo che era un giovedì, penso che stavo a casa, non so cos'era. Mi chiama presidente Garrone, mi dice: guarda, ho venduto la società, no? Nessuno sapeva niente. Dice: sì, no, l'ho venduto, guarda. Vabbè, chi l'ha preso? Che no, l'ho venduto a Ferrero. Vabbè, Ferrero, cazzo. Vai. Pensi quello là dei dolci, di cose, Ferrero Rocher, tutto. Dice: no, è un altro Ferrero. Chi è? No, non lo conoscevo. Tanto vero che non si sapeva nulla. Poi, quando hanno fatto questo cambio di società, poi ci siamo incontrati con Ferrero, con il presidente, con l'avvocato Romei, un ristorante a Roma. Abbiamo parlato, abbiamo mangiato, abbiamo parlato, tanto vero che siamo andati anche a vedere, c'erano gli europei, siamo andati a vedere Italia in cinema da Ferrero. È stata una simpatia subito al primo impatto, diciamo. E poi sono rimasto un altro anno e siamo divertiti. Poi all'inizio quando lo vedevi così, non conoscendolo bene, pensi così. Poi, conoscendolo bene tutto, adesso abbiamo un ottimo rapporto, sicuramente io lo considero mio amico, ma una persona, dico, di cuore, una persona che, nonostante uno può pensare qualcosa vedendo così, ma è un uomo, uno, almeno con me, così, tutto quello che ho promesso, tutto quello che ho fatto. Perciò siamo rimasti in ottimi rapporti, ci sentiamo e tutto, e veramente mi vuole bene quanto lo voglio bene anch'io. E questo dico che è la cosa più bella anche del calcio, che nonostante tanti interessi, tante cose, riesci comunque a instaurare un rapporto con una persona, perché lui per me non lo vedevo mai come presidente, ma lo vedevo come un amico. Ecco, e quando stavo facendo bene tutto, io ero soprattutto contento per lui, come quando qualche volta non andava male, mi dispiaceva soprattutto per lui, però lui è sempre stato, diciamo, positivo, è sempre stato ottimista su tutto. Sampdoria sicuramente per adesso è la sorpresa del campionato, come è stato l'anno scorso Atalanta. Ecco, all'inizio del campionato nessuno avrebbe pensato magari a Sampdoria a sesta, giocando in questa maniera, avendo questi punti qua. Poi sono punti che ci sono meritati sul campo e tutto, perciò sicuramente si vede. Ho avuto piacere di vedere 2 o 3 allenamenti, parlare con Giampaolo. È una squadra comunque molto ben organizzata, forte, che ha fiducia, perciò può succedere di tutto. Sicuramente, visto che quest'anno, diciamo, le 7 vanno in Europa, perché una delle prime 4 sicuramente sarà in finale Coppa Italia. Perciò ha tante possibilità di andare in Europa. Gli auguro tutto il bene, che se è possibile tutti gli anni vanno in Europa, ecco, quello sì. Visto che comunque adesso si stanno facendo cose anche in grande, perché vedo che si sta rimettendo a posto anche il centro sportivo, ho visto tante cose, ho visto Casa Samp, ho visto tutto quello che il presidente ha promesso, lo sto mantenendo. Cioè,
Sicuramente l'asticella si alza, è giusto anche che sia così e penso che è anche tutto meritato. Sicuramente tanto divertimento e che continuino così, poi se Sampdoria va bene, se vince anche i tifosi si divertono, perciò è tutto più bello.